Massimo. Un saluto a tutti da Zed Amici, bentornati sul mio canale, benvenuti in questo, mamma mia, che ci ribaltiamo subito, primo video, cioè di questa serie, fra le Alpi, di quest'anno. Andremo a trinciare, beh, come avete visto dal titolo, sarà il primo trinciato del 2021, e andremo per lo più, ragazzi, a tentare di, come dire, fare due chiacchiere, un po' un resoconto sull'anno passato, sull'anno che verrà. Beh, l'anno passato, bene o male, sapete com'è andato, no? Nel senso, il mio canale comunque è cresciuto, ho raggiunto parecchi risultati, da quel punto di vista non posso che essere soddisfatto e contento, e questo ovviamente è tutto grazie a voi. Per il resto, insomma, l'anno è stato un po' quello che è, con questa cacchio di pandemia che ha colpito tutti, chi più chi meno, insomma, lavorativamente parlando, è stato un disastro un po' per tutti. Detto ciò, speriamo ovviamente in questo nuovo anno. Come vi avevo accennato nel periodo natalizio, per quest'anno, per quello che riguarda l'anno futuro, insomma l'anno 2021, ci sono molti progetti. Uno è già partito, e nel senso che con Ricky, grazie ad una sua idea, abbiamo deciso di portare questa serie che si chiamerà Top Farmers Interview, nel quale andremo ad intervistare diciamo i pro player e non solo, i volti più conosciuti per adesso di YouTube Italia per quello che riguarda Farming Simulator 19, non solo a livello di gioco ma anche a livello di modellazione, di mod. Tant'è che partiremo, il primo ospite, per chi avesse visto il video, sarà l'SMI Modding Team, coloro che insomma hanno fatto il Feltrina, hanno fatto l'Ermo, hanno fatto la Energreen, insomma chi più ne ha più ne metta, ne hanno fatti parecchi. Allora, è tutte mod decisamente molto belle. Di conseguenza, ragazzi, io vi invito, come sapete, come sempre, ad andare a riguardarvi il video. Perché? Perché questa serie si svolgerà in maniera particolare, nel senso, alcune domande le faremo io e Ricky, sarà una vera e propria intervista. Alcune domande, appunto, andremo a farle io e Ricky, le altre lasceremo spazio a voi. Quindi, se recuperate l'ultimo video di presentazione, il primo video di questa serie, là sotto nei commenti potete lasciare una domanda che vorreste fare voi all'SMI Modding Team, di magari progetti futuri, quello che volete. Non chiedete se le mod saranno per console o quant'altro, perché insomma non è il caso. Detto ciò, dobbiamo andare a trinciare sto campo. Dobbiamo andare a trinciare sto campo. Facciamo un paio di testate, perché insomma abbiamo la nostra testata della trincia piccolina. Aspettate che fermo un tempo, che qua sta andando. Come sapete, ragazzi, non è, avendo messo insomma la precision farming, la resa non sarà granché, però ci accontenteremo. Io mi ho fatto passare anche il tempo, e finiremo di notte sto campo. Allora, questo va bene, questa la mettiamo nel campo 3. E direi che possiamo partire.
non è l'unica novità per il futuro, perché posso già dirvelo, perché comunque la cosa è ufficiale, e c'è un progetto in atto che riguarda la modellazione 3D. Come qualcuno di voi saprà, ero entrato un attimino nel mondo della modellazione 3D per quello che riguarda le mod di farming. Lo avevo fatto con un programma che in realtà non è fatto per quello, ma è fatto per progettazioni meccaniche a livello industriale. E diciamo che ho fatto qualche lavoro e l'Elex 89 dell'RL Modding Team lo ha visto e ha deciso di investire del tempo per insegnarmi a modellare. Questo cosa vuol dire? Mi ha proposto di entrare nell'RL, nell'officina RL, e modellare per loro. Ciò non vuol dire che vedrete mie mod in giro, o meglio non a breve, nel senso che sto imparando con un programma che a me è totalmente sconosciuto, che è Maya, ed è il miglior programma per fare modelli che vadano a finire in game, ed è un progetto un po' a lungo termine. Per adesso sto facendo dei modelli, ma sono tutte delle prove per imparare a modellare, e non so se usciranno in futuro. Comunque, in ogni caso, andremo a cioè, diciamo che Lele in realtà ha investito, investirà del tempo e del sacrificio in me per insegnarmi a modellare. In futuro, se uscirà qualche mod mia, ovviamente uscirà sotto il marchio di Officine RL, e per me è un grande onore, e devo dire che spero di non deludere nessuno, né loro né me stesso. Comunque, detto questo, ragazzi, non aspettatevi mod a breve, perché si parla di un percorso lungo, ecco, mettiamola così. Non voglio dare date, scadenze, termini. C'ho qualche progettino in cantiere che sto facendo, ma adesso come adesso non esiste una data di uscita, perché comunque sono prove che sto facendo, non è detto neanche che usciranno mai. Però, insomma, ci stiamo lavorando. Ci stiamo lavorando. Allora, il Feltrina è carico. Adesso ci saranno un po' di imprecazioni a scaricare il rallato. In trincea. Parlando di questa serie in particolare, ho visto che comunque il nuovo metodo sta funzionando abbastanza. Vi piace l'idea dell'agricoltura 4.0? Ovviamente tutto verrà quando avremo i soldi. Volevo concentrarmi adesso, come avete visto abbiamo fatto il fieno, stiamo trinciando, andremo a raccogliere anche quel po' di paglia. Vorrei concentrarmi su quello per cui stiamo facendo sta serie, ovvero l'allevamento, probabilmente inizialmente subintensivo, per poi comunque passare ad un allevamento intensivo. Sta trincea è immensa, e direi per fortuna, perché così riusciamo a manovrare un po' meglio il Feltrina. Quindi, come detto, dopo, diciamo, aver preparato tutto per l'arrivo dei primi animali, andremo appunto a comprare i primi animali
e aspetteremo di fare un po' di soldi per riuscire ad avviare questa agricoltura fra virgolette 4.0. andrò a farmi i carotaggi dei terreni off camera, perché comunque ve li ho già fatti vedere nell'Italian Rice e li avete visti ormai un po' dappertutto. Detto ciò, nei commenti magari fatemi sapere come avete passato voi, cosa ne pensate del 2020 che abbiamo lasciato e cosa sperate per il 2021 che arriverà. E io vi ho praticamente spoilerato tutto, perché le due grandi novità per il prossimo, per quest'anno ormai, perché ormai ci siamo dentro nel 2021, e quello che dovevo dirvi ve l'ho detto, nel senso, le due grandi novità erano queste: una, che sono entrato a far parte di un team di modding di tutto rispetto, e a mia sorpresa, perché è stata veramente una gran sorpresa la proposta che mi ha fatto Lello, e l'altra è appunto questa nuova serie, mettiamola così, dove andremo a intervistare i nomi più grandi e famosi di tutta YouTube Italia e non solo, di Farming Simulator Italia, mettiamola così. E ripeto, quello sarà un appuntamento mensile. Faremo due video al mese, uno qualche giorno prima dell'intervista, dove vi sveleremo l'intervistato, nel quale voi sotto quel video andrete, sia che uscirà sia sul canale mio che di Ricky, andrete a chiedere, a fare qualche domanda qualora vogliate. Vi ricordo, il primo video è già fuori, nel quale presentiamo l'SMI Modding Team, quindi se avete delle domande da fargli andate sotto quel video e scrivetele pure nei commenti. E che altro dirvi? Per quello che riguarda invece l'altra sorpresa, insomma, era appunto quella della mia entrata in punta di piedi, mettiamola così, nel mondo del modding, appunto. Entrata in punta di piedi nel mondo del modding, che cosa comporterà? Allora, comporterà qualcosa, questo dovesse accadere, diciamo, che dovesse accadere veramente, nel senso che potrei diventare un modder di farming, non abbandonerò il canale, ve lo dico già subito, ma la frequenza con cui usciranno i video sarà un po', diciamo, ridotta, perché comunque io lavoro, ho famiglia, e il mondo della modellazione e del modding porta via parecchio tempo. Non abbandonerò le serie, non abbandonerò il canale, però sapete che se usciranno video con meno frequenza, insomma, il motivo sarà principalmente quello. Poi spero di riuscire a stare dietro a tutto, però finché riesco a fare le cose fatte bene, per stare dietro a tutto, ok, dopo dovremo in alternativa andare a scremare qualcosa e magari la frequenza di uscita dei video potrebbe calare. Detto ciò, ragazzi, cos'altro dirvi? Potrei magari integrare una rubrica dedicata al modding qui sul canale YouTube. Lo farò quando avrò qualcosa da farvi vedere, quando imparerò abbastanza per poter farvi vedere qualcosa. Quindi non aspettatevi che questa cosa sia una cosa immediata, perché non sarà possibile. Però arriverà. Nel frattempo andiamo a scaricare anche il secondo feltrino. Io non lo so, sono un po' tentato di cambiare rimorchio, però ormai ce lo abbiamo sto feltrino, usiamolo.
è già un rimorchio con una bella capienza, mi scoccerebbe venderlo solo perché è rallato e comporta un po' di stress a livello di manovre, quindi mi sa che ce lo teniamo e con molta calma andrò a finire di trinciare ovviamente off camera, perché se no stiamo qui tutto il santo giorno e direi che non è il caso. E anche perché volevo far uscire anche qualche episodio dell'Italian Rice questa settimana. Oh, mamma mia, che manovre azzardate. Se qualcuno si sta chiedendo per quale motivo non metto la mod per bloccare la ralla, è perché non ha senso. Se usi un rallato è inutile avere la mod per bloccare la ralla, se non mi compravo un timonato. Bene, secondo carro è andato, sì, non verrà fuori tanta roba come detto, perché ci troviamo comunque ad aver messo dentro la precision farming nel momento più sbagliato in cui potevamo metterla dentro, ovvero quello in cui le colture erano già in fase di crescita. Io adesso off camera, in tutta tranquillità, andrò a finirmi di trinciare, a ranghinare qui le andane e a raccogliere, imballare, raccogliere anche le balle di paglia, così che dal prossimo episodio magari penseremo già ad acquistare qualche animale. Vi lascio come sempre con la domanda per la parte interattiva di questa serie. La domanda è: per quello che mi riguarda, visto che c'è la season e ci sono diverse tipologie di animali da latte o da carne, insomma per quello che riguarda le vacche, vi chiedo, intanto vi espongo il mio pensiero è quello, nelle due stalle in farm, di fare un allevamento intensivo per quello che riguarda le vacche da latte, le frisone, e pensavo appunto alle frisone. Per quello che riguarda invece il pascolo che abbiamo fuori dalla farm, quello che abbiamo nel prato là, pensavo di più ad una cosa tipo vacche da carne, perché chiaramente le vacche che pascolano all'esterno sono molto, producono carni insomma di maggior qualità chiaramente. Quindi se questa idea vi dovesse piacere, vi lascio come sempre la domanda qui sotto nei commenti, al quale andrete a lasciare un like alla risposta sì o alla risposta no, e qualora la risposta sia no, siete liberi in un altro commento di scrivermi quello che fareste voi, in modo che io possa trarre le mie conclusioni e andare poi a agire di conseguenza in base a quello che scegliete voi. Detto questo ragazzi, io andrò avanti off camera ovviamente a trinciare, vi ringrazio come sempre per l'attenzione, vi do appuntamento al prossimo episodio che non so se sarà questa settimana per quello che riguarda questa serie, ma se non sarà questo sarà comunque qualcos'altro. C'ho dei test mod da fare, questa settimana c'ho un po' di cose da fare, quindi vediamo, non so ancora bene come imbastire l'uscita dei video. Detto questo, vi ricordo di lasciare un bel like se il video vi è piaciuto, di iscrivervi al canale, dare un'occhiata a tutti i link in descrizione come sempre, e niente, noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!